Benvenuti in questo semplice video dove vedremo delle simulazioni di fluidi introdotti all'interno di I3ds Max nell'ultima release 2018, aggiornata alla versione 1.4 per gli utenti che hanno l'abbonamento subscription alla 3ds Max. Queste funzioni le vedremo integrate sicuramente all'interno della prossima release 2019 dell'anno prossimo. All'interno della scena io ho un semplice box, ho un semplice piano, ho un semplice text plus con la scritta fluido. Questa scritta si muove e ruota su se stessa in 100 frame. Come si crea la simulazione? Molto semplice. Innanzitutto c'è una voce all'interno del pannello di creazione che si chiama fluid. E abbiamo una solita scelta che si chiama Max Liquid, quindi una scelta unica. Noi la creiamo direttamente all'interno della viewport, creiamo una dimensione di icona ed possiamo visualizzare anche il Simulation View, che vedremo tra poco a che cosa si riferisce, e andiamo poi a cambiare quelli che sono, diciamo, i suoi parametri direttamente all'interno della modifica. Nella modifica noi in questo caso possiamo avere una simulazione sferica, quindi da questa icona sarà espulso il liquido in relazione a quella che è la forza di gravità, e quindi solitamente che cosa si fa? Si prende, diciamo, questa icona e si posiziona sopra nello spazio nel momento in cui io voglio far cadere questo fluido direttamente all'interno della mia simulazione sopra il mio oggetto box che ho creato e modificato precedentemente. Nel qual caso io non ho la necessità di avere una rappresentazione ad esempio box, una rappresentazione ad esempio plane, che ha chiaramente delle modifiche da cui emettere, diciamo, il mio liquido, io posso selezionare la modalità custom. Nella modalità custom io posso andare a selezionare un oggetto come emissione e quindi scegliere in questo caso il text plus che ho creato precedentemente. In questo caso questa tipologia di icona potrebbe essere posizionata in qualsiasi parte della viewport, perché non è più il suo emettitore, l'emettitore, diciamo, è questo. Bene, detto questo, andiamo a modificare la nostra animazione e andiamo a scegliere la simulazione stessa. Per creare la simulazione devo spostarmi nel pannello di Simulation View. Se non è già attivo, potete fare un clic direttamente con questa icona ed attivare o disattivare questo Simulation View. Lo potete ancorare dove preferite, io l'ho ancorato direttamente di fianco al Command Panel, quindi poi posso passare da uno all'altro. Lui si comporta in pratica in una prima area dove abbiamo la simulazione vera e propria che viene attivata con questo Start Solver, quindi vado a risolvere la simulazione. La prima scheda è la scheda del liquid attributi, quindi gli attributi del mio liquido come emissione, quindi noi siamo già nella modalità custom, possiamo visualizzare o non visualizzare l'icona e modificare le sue dimensioni. Sappiamo già che c'è un text plus che è stato inserito, possiamo inserire del collider e kill planes o add kill planes in questa locazione. In questa locazione andremo a inserire l'oggetto di collisione box. Nella parte sottostante andremo a scegliere il nostro plane, che è un piano di uccisione. Le particelle quindi da questo piano in poi saranno uccise per velocizzare la simulazione. Non importa la dimensione del plane, importa la sua posizione nello spazio, quindi nella parte sottostante della simulazione non ci saranno più particelle. Successivamente nel solver parameters la prima cosa che io vi suggerisco di modificare è la dimensione della griglia di questo box, del master voxel size. In questo caso se io vado ad aumentare la dimensione vado a modificare la qualità della simulazione e la simulazione sarà più approssimata, più veloce. Questo è molto
utile all'interno di quelle che sono le simulazioni di studio e non le simulazioni finali, le quali poi avranno invece un voxel size più ridotto. Visto che la simulazione richiede diverso tempo, perché deve calcolare tutti i frame, io vi consiglio di fare questa modifica. Detto questo, nei Liquid Parameters noi abbiamo dei preset che sono stati inseriti. Questi preset si caricano andandoli a caricare direttamente in questo modo, in questo caso è già stato cambiato. Lui di default può avere un preset diverso da quello che vedete direttamente caricato nella parte soprastante, infatti abbiamo un default setting che è questo, e se vogliamo un preset diverso lo dobbiamo comunque caricare. Quindi se io voglio la birra gli dico load preset e lui mi va a caricare enable, va a modificare la tensione della superficie e comincia a leggere questo coefficiente. Detto questo, lui lavora in relazione ad una cache, quindi noi possiamo andare a cambiare la cache. Lui usa use project folder, quindi una cache che è presente all'interno di C Max Fluid Sim, quindi vuol dire che sta salvando direttamente all'interno di questa locazione. In questo caso io ho una cartella dove ad esempio faccio dei test, quindi in questa cartella io potrei fare dei test diversi, ad esempio fluid, facciamo una nuova cartella che si chiama birra e andiamo direttamente qua dentro select. In questo caso andremo a salvare tutti quei file direttamente all'interno della cartella birra. Quindi andiamo a rinominare anche questa come birra in modo di essere allineati, ed visto che noi abbiamo caricato la birra gli diciamo fammi la simulazione. La simulazione viene inizializzata, verrà visualizzata all'interno della viewport in relazione all'andamento della timeline, in corrispondenza chiaramente a quanto lui ha già simulato all'interno della soluzione del solver, ed viene rappresentato in relazione a dei punti, in relazione ad esempio a delle sfere, perché posso visualizzarlo anche in sfere volendo, come potete vedere direttamente all'interno della simulazione. Disattivo F4 così disattiviamo la visualizzazione degli age. Posso modificare la sua rappresentazione per quanto riguarda la velocità, la posizione, le UV, però in questo caso non ci addentreremo. Per quanto riguarda la posizione di mesh, posso visualizzarlo anche in mesh. I point sono quelli di default, e quello che io vi consiglio è di andare a modificare un po' la dimensione, perché sono un pochino, come dire, grandi come pixel, in modo che li vedete rappresentati un pochino, in modo un pochino più importante all'interno della viewport. Ci accorgiamo già di che cosa vuol dire creare una simulazione con la birra. Inoltre ci accorgiamo che a un certo punto le particelle, come vedete, escono fuori, cadono fuori direttamente e vengono tagliati dal plane che noi avevamo detto. La simulazione viene generata all'interno della primaria simulation parameter in relazione alla timeline. Quindi se io gli ho detto 100 frame, lui mi fa i 100 frame. Se chiaramente mi voglio staccare, degli inizia dal frame 50 fino al frame 100, posso farlo, però mi devo staccare dal timeline. Detto questo, come vedete lui ha un'icona con queste gocce che rappresentano il liquido, poi abbiamo la schiuma e quant'altre cose che possiamo calcolare poi successivamente, ed in questo caso finché lui non finisce la simulazione, possiamo anche stoppare, interrompere, quindi lui mi farà vedere chiaramente solo quello che ha, diciamo, calcolato. Lui avrà un'icona con una determinata rappresentazione grafica. Quando finisce la simulazione ha una spunta verde per dire che la simulazione è andata a buon fine. Se non è andata a buon fine ci sono degli altri messaggi di avviso. Ok, la cosa importante da comprendere in questo caso è che i liquid parameters sono molto utili, perché all'interno ci sono tanti liquid parameters che non erano presenti all'interno della prima release rilasciata all'interno di 3ds Max 2018.
Questa è la nostra simulazione, quindi c'è la nostra scritta che si chiama fluido, che rappresenta la birra, che va, che vedete lui crea tutta questa tipologia di simulazione effetto birra. Chiaramente lui che cosa ha fatto in questo momento? Lui è andato direttamente all'interno della cartella, in questo caso della birra, è andato a salvare direttamente all'interno della cache tutta una serie di informazioni che sono disponibili in quella cartella. Se io chiaramente dico clear cache, vado a cancellare tutte le informazioni e perdo quella che è la mia simulazione. In questo caso andiamo ad duplicare quindi questa simulazione, gli dico clone, riattivo questa nuova simulazione, questo nuovo solver, e vado direttamente all'interno di questa locazione. Facciamo prima la cartella, select folder. Ok, questa simulazione ancora non è stata calcolata nel solver parameters. Per quanto riguarda i liquid parameter, andremo a caricare il cioccolato, lo carichiamo, in questo caso lui va a cambiare la viscosità rispetto alla birra. Ora andremo a fare una simulazione per quanto riguarda il cioccolato, quindi andiamo a rinominare e diciamo cioccolato, ok, e andiamo a creare questa simulazione di cioccolato. Ci accorgeremo subito, nel momento in cui lui fa la simulazione, che questa tipologia di cioccolato ha un aspetto molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente della birra, e ce ne accorgeremo quando andrà ad impattare sul solido, perché avrà una viscosità diversa che vediamo rappresentata non solo dai parametri ma anche direttamente all'interno della nostra viewport. Ed visto che non stiamo parlando di un liquido ma stiamo parlando di una cosa un pochino più densa, possiamo andare a cambiare le rappresentazioni anche di colore. Quindi se qualcuno di voi preferisce avere una rappresentazione di questo tipo, che gli ricorda, come dire, una specie di cioccolato, lo può, diciamo, fare e andare a cambiare la rappresentazione in questo modo. Quindi questa chiaramente è solo una rappresentazione grafica che è presente, però potrebbe, come dire, essere utile all'interno della nostra viewport per andare a cambiare la nostra rappresentazione del cioccolato. Come vedete, il cioccolato si stende in questo modo, lo facciamo un pochino più chiaro, così, eccolo qua, si stende in un altro modo e si stende sulla superficie, eccolo qui, chiaramente in modo molto diverso rispetto a quella che era la birra. Ok, detto questo, quindi ho questa tipologia di simulazione che è il mio cioccolato, eccolo qua. Adesso noi abbiamo due simulazioni all'interno del stesso solver, perché abbiamo due simulazioni che abbiamo creato e le possiamo richiamare perché le abbiamo salvate in due cartelle distinte. Se usiamo la stessa cartella tutte le volte, noi andiamo a risovrascrivere la simulazione e lo dobbiamo ricalcolare e perdere giustamente tempo. In questo caso, se vi ricordate, noi abbiamo fatto una cartella che si chiama birra e una cartella che si chiama cioccolato. All'interno di queste cartelle lui inserisce delle informazioni in relazione ai frame, e all'interno di queste informazioni ci sono le informazioni che noi gli abbiamo detto di gestire, quindi in relazione a quella che è la viscosità della cioccolata ed in relazione a quelle che sono le proprietà della birra e così via. E quindi ne abbiamo due. Giustamente lui tutte le volte deve essere richiamato, quindi noi abbiamo birra e cioccolato. L'ultima che abbiamo utilizzato è cioccolato, quindi lui si ricorda che ha salvato direttamente in questa locazione, ha la spunta infatti verde, e se io faccio la simulazione la vedo.
se ritorno in quella che è la mia simulazione della birra, lui giustamente ha ancora quella del cioccolato, ma non può farmela vedere perché non è quella che lui ha calcolato, e quindi in questo caso io dovrò andare direttamente qua dentro e, per quanto riguarda i fluidi, gli guarda no, tu fai riferimento alla birra. Automaticamente mi ritorna la spunta che la simulazione è stata giustamente completata perché è già stata calcolata, ed in questo caso io ho la birra. In questo caso, quindi, all'interno di questa tipologia di file io ho sia una simulazione che l'altra. Sarà sufficiente andare a selezionarla e semplicemente andare a richiamare la cartella giusta, in questo caso ancora cioccolato, ed fare la mia simulazione, in questo caso di cioccolato. In questo modo voi potete studiare tutte le tipologie di liquidi che sono presenti all'interno dei liquid parameters, quindi provate ad esempio birra, cioccolato, eccetera eccetera, tutte quelle che appunto preferite. Bene, spero che vi siate divertiti e vi saluto. Saluti da MacWin.